Nella medicina, lo studio dell'anatomia è uno studio fondamentale per la conoscenza delle strutture del corpo umano. Ai fini didattici ed applicativi, si è reso necessario riprodurre iconograficamente in testi e atlanti le strutture osservate sul cadavere. Un'opera che per diversi motivi si è particolarmente distinta tra tutti i testi anatomici è l'Anatomia del Gray, pubblicata per la prima volta nel 1858. Fin da subito è diventato un testo anatomico di riferimento, soprattutto nel mondo anglosassone. Proviamo a capire il perché di questo successo sfogliando la copia della sesta edizione del 1872 conservata presso la Biblioteca di Scienze dell'Università degli Studi di Sassari. In questo lasso di tempo, seguendo l'evoluzione scientifica della materia, l'opera ha subito numerose modifiche e aggiornamenti. Da un punto di vista didattico, per esempio, si è passati da un approccio più tradizionalmente sistematico ad uno più modernamente distrettuale. L'Anatomia del Gray è un'opera innovativa per diverse ragioni, tra cui la ricchezza e la qualità dell'apparato iconografico. Si evidenzia anche la particolare cura editoriale, evidente per esempio nell'associazione, in una stessa pagina, tra le illustrazioni e le corrispondenti descrizioni testuali. Altro aspetto innovativo è la presenza delle didascalie all'interno dell'immagine stessa, cosa per nulla scontata ai tempi dell'uscita del volume. Particolarmente rilevante poi la significativa presenza di immagini dedicate a illustrare la struttura degli organi a livello microscopico.